C'è stato un episodio di quella giornata che mi è rimasto impresso. Lo porto nel mio cuore da 70 anni. C'era una ragazza, Paiolina, che avrà avuto 18 anni, era di una bellezza divina nel suo elegante vestitino. Era la fidanzata del figlio di un grande personaggio, il famoso dirigente di banca che aveva nascosto le lettere di Gramsci. Insieme a questi ragazzi borghesi c'erano le povere donne della periferia di Roma, le popolane di Trastevere. Era una folla enorme di donne. L'immagine di quelle donne, così solidari nel dolore, così agguerrite, è stata una delle più belle della Resistenza. Perché la Resistenza, non bisogna mai dimenticarlo, non si può ridurre alla sola azione armata. Non è solo una storia militare, ma è stata una lunga catena di solidarietà tra uomini e donne che in modi diversi hanno dato il loro fondamentale contributo. Certo, ci sono state le avanguardie armate, come noi gappisti, ma senza l'aiuto della gente non saremmo durati a lungo. C'è stato inoltre un altro aspetto che non va dimenticato. La Resistenza, per la prima volta, ha accomunato intellettuali, borghesi, perfino alcune famiglie nobili, operai e artigiani. Nei GAP combattevano insieme persone povere come Francesco Currelli o Duilio Grigioni, con intellettuali della statura di Franco Calamandrei o Gianfranco Mattei. Io, quella mattina, a Viale Giulio Cesare, ho visto questa grande unità popolare nella lotta al nazifascismo.